vederla così bella e statuaria sembra la dea Fortuna. In realtà Manila Nazzaro, attrice, conduttrice, prima donna del Bagaglino, ha vissuto, ma pochi lo sanno, un'adolescenza da incubo. Bullizzata dai compagni, che la chiamavano brutta, bruttissima, ha avuto il suo primo flirt soltanto a 20 anni. Poi la vita le ha dato la rivincita sulla bellezza, è diventata Miss Italia, ma la vita stessa l'ha bastonata soprattutto in amore. Sposata con il calciatore Francesco Cozza, da cui ha avuto 2 figli, ha vissuto un dolorosissimo divorzio, tirando su praticamente da sola i suoi bimbi. E ancora il tumore alla tiroide, la paura di morire, finalmente un nuovo amore e una gravidanza, finita con un'interruzione al 5° mese. Manila ha deciso di raccontarsi a tutto tondo. Lo voleva fare da tempo, lo farà questa sera a Generazione Z. Manila Nazzaro, grazie di essere qui. Buonasera, davvero a tutti. Grazie. Ciao ragazzi, grazie. Monica. A te, finalmente. Davvero. Ma soprattutto grazie perché hai deciso di raccontare una storia che non avevi mai raccontato prima. No. Una storia che ha dell'incredibile, nel senso che noi ci conosciamo veramente da tanti anni, però io non avrei mai detto questo. Allora, partiamo dalla tua adolescenza. Sì. Voi la vedete, è stupenda, eppure c'è stato un tempo in cui lei era chiamata Capitan Harlock. Esatto. Sì, sì, ma in realtà, a proposito, non è mai stata raccontata perché dopo Miss Italia sono successe tante cose, l'attenzione si è sempre spostata su altro, ma sì, poi fondamentalmente io sono anche quello che è stato il mio passato da adolescente, passato. Per quanto abbia avuto una famiglia meravigliosa, 2 genitori meravigliosi. In realtà ho avuto dei problemi adolescenziali non indifferenti che in quel momento in realtà mi hanno fatto soffrire, mi hanno fatto stare molto, molto, molto male. Allora, tu avevi, andiamo con ordine, perché sì, la storia è molto lunga, molto complessa, però noi riusciamo sì, a raccontarla tutta. Tu avevi sicuramente qualche chilo di troppo, sì, eri una ragazzina che frequentava le medie, avevi un problema agli occhi. Allora, sì, quindi ero strabica. Una benda. Ecco, ero proprio strabica, sì, sì, avevo questi occhi in realtà molto belli, di colore tutto, ma in realtà strabica, tra l'altro occhiali molto spessi, perché ero molto miope, molto strabica, iniziai a portare una benda. Una benda come tanti bambini, però in quel periodo, durante proprio le scuole medie, l'ho messa un po' più tardi, le scuole medie, in realtà quella benda poi ha significato molto altro. Ecco, come hai detto tu all'inizio, scrivevano nei bagni sei brutta. Tu una volta sei andata in bagno e sei andata in bagno così e hai chiesto alla tua professoressa, posso andare un attimo in bagno? Sì, esatto. E non tornavi più dal bagno, no, perché la professoressa si era anche spaventata, dice ma dove è andata? Perché lei arriva nel bagno e legge, Manila, fai schifo. E rimane senza poi parole. Era, sì, erano le scuole medie. Perché non ti saresti... Erano tutte belle in realtà le mie amiche, incredibilmente. Poi c'era Fatima, che era particolarmente bella. Che era particolarmente bella, capelli lunghissimi, i miei capelli non crescevano mai, avevo questa benda, questi occhi. E comunque c'era un continuo paragone tra me e lei. Ti devo fare una domanda, sì, una domanda veramente molto diretta. Oggi noi lo chiamiamo bullismo, sì, no? Tu mi hai raccontato che te ne facevano di tutti i colori, che addirittura dovevi stare... Mi hai detto avevo paura che mi potessero mettere le mani addosso, dovevo stare nel branco difesa, no? Ma tu all'epoca avevi consapevolezza di quanto ti stavano facendo? No, assolutamente. Io in quel momento soffrivo, stavo male, mi rendevo conto di essere particolarmente brutta, lo ammetto, di essere grossa, goffa, poi essendo molto alta rispetto anche alle mie amiche, anche molto piena, in realtà ero veramente, mi sentivo una sorta di, non dico di mostro, però insomma non mi sentivo bella, non mi sentivo mai accettata. Certo, mai accettata. Mai accettata, mai, e in realtà... Adesso si chiama bullismo, questa parola quasi non esisteva quando io avevo 13-14 anni, però esisteva il fenomeno, certo, esisteva però molta più paura a parlarne, anche la vergogna di dire mamma, io solo una volta l'ho detto alla mia mamma, ecco, mamma mi hanno detto che sono veramente brutta, che non avrò mai un fidanzato. E mia mamma mi disse, mi ricordo quella volta, tu fiorirai come una farfalla, mi disse questa cosa incredibile, impensabile per me. Ma poi fidanzato... Non è proprio un fidanzato, ma lei a un certo punto esce con un ragazzo. Sì, questo ragazzo sì, si chiama Roberto. Vabbè, mi ricordo nome e cognome, diciamo soltanto. Vabbè, diciamo nome. Soltanto beh, il nome. È talmente. Guarda, io difficilmente ricordo i nomi della mia infanzia, dei miei amici, però di lui particolarmente sì. No, ma sai cosa mi ha colpito? Perché noi quando stavamo chiacchierando, preparando sì, questa nostra intervista, io le ho detto: vuoi usare un nome di fantasia? Lei mi ha detto no.
No, non è possibile. Si chiama Roberto. Perché mi ha fatto veramente male quell'episodio. Mi ricordo che presi una cotta per questo ragazzo che in realtà mi fece, giocando con me, in realtà adesso mi rendo conto che in realtà non giocava con me, non flirtava con me, ma mi prendeva in giro, mi scherniva, era un'altra cosa. Era molto attratto invece dalla mia amica, se non che mi ha fatto credere, insomma, che c'era qualcosa, insomma. Siete usciti. Un bacio c'è stato. C'è stato un bacio. Per me un bacio era praticamente tutto. Detto ciò, dopo due giorni mi riferiscono, i miei genitori non mi facevano uscire, ero molto... No, tu aspettavi la telefonata che non arrivava. Io aspettavo la telefonata che non arrivava. A un certo punto mi arriva in realtà un'altra telefonata, quella di una mia amica, e mi dice: guarda, io ho visto Roberto che si baciava con in discoteca. Come baciava, per me era un tradimento, in realtà non era un fidanzato, ma era davvero un tradimento, perché comunque la cosa più brutta è che poi che cosa ha detto Roberto? Dice: ma che credeva Manila che io mi potessi mettere con una brutta del genere? L'ha detto a me, ha detto: ma tu a pensavi che io con una come te stavo? Assolutamente sì. Cioè in faccia? In faccia. A un certo punto lei si iscrive a Miss Italia. Di nascosto. La mamma è molto preoccupata, quindi diciamo il patron di Miss Italia Puglia, perché lei è mia conterranea, di Foggia, io sono di Brindisi, va a casa a dire alla mamma: guarda, stai tranquilla, l'ambiente è un ambiente sano, eccetera. Però quella volta lei non ci riesce. Nel 1999 è la mamma che dice a Manila: no, tu stai fiorendo come una farfalla, tu devi fare Miss Italia. Forse aveva ragione, non ero pronta nel 96, non ero pronta neanche fisicamente, nel 99 sì, e mi aiutò molto. E ti aiutò molto. Tantissimo. E allora vediamo questo momento e poi torniamo a Roberto. Guardiamo. Miss Italia, 1999, è la numero 17, Manila Nazzaro! Oh, piano. È lo scettro. È lo scettro, e consegnerà lo scettro a te. Ecco qua, da grande presidente di giuria, Alberto Sordi in corona, la nuova reginetta di bellezza. Prego, Alberto. Lo scettro, la corona. Manila Nazzaro, che non piangere. Vabbè, se non... Vi mandiamo un abbraccio alla Salsa Maggiore Terme, complimenti, auguri a Manila Nazzaro, nuova Miss Italia 1999. A parte che ci siamo emozionate a vedere Fabrizio Frizzi. Brava, mi hai tolto le parole di bocca, Monica. E ci viene quasi da piangere. Sì, esatto. Va bene, dietro quel pianto liberatorio, catartico, no, ragazzi, c'è tutta la lotta che lei ha fatto, cioè, per venire, ti stai commuovendo, per venire fuori da quel bullismo subito nell'adolescenza. C'è stato proprio uno switch. Un cambio. Lì, legittimata la tua bellezza. Come se avessi bisogno, in realtà, dico sempre alle ragazze che mi scrivono adesso, non abbiamo bisogno che ce lo dicono gli altri, dobbiamo essere consapevoli noi di così tanta bellezza, delle nostre caratteristiche, anche dei nostri difetti, che non sono mai difetti, ma sono specialità che abbiamo. La nostra unicità. Lo dico sempre, però è chiaro, io lo dico adesso da donna risolta, mi rendo conto all'epoca, che a quell'epoca era tutto difficile, era tutto complicato, non c'era tanta possibilità anche di parlarne, anche in famiglia. Se aveva anche uno stato di vergogna a dire: sai, mi hanno preso in giro, ho letto nei bagni questa cosa. In realtà c'era anche un po' di pudore. E allora, dopo che lei diventa Miss Italia, Roberto la chiama. Mi chiama. Sentite. No, mi chiama tramite... perché non aveva... mi chiama facendomi complimenti, dicendomi che ero sicuramente la donna della sua vita, che comunque lui l'ha capito sin dalla prima volta che mi aveva visto, ovviamente. E tu hai dato un appuntamento, io non sei andata? Io ho dato un appuntamento, ho detto: non vedo andata. L'ora di vederti, e non sono andata. E non sei andata. Brava, lui ha chiamato e io non ho mai più risposto. Sì, assolutamente. Questo sì. È molto bello, siamo d'accordo. Ma è stato bellissimo. La vendetta davvero si gusta. Allora, dopo Miss Italia entra nella vita di Manila. Io la conosco praticamente in quel periodo. Sì. Francesco Cozza, che è un calciatore calabrese. Ed è un grandissimo amore. Assolutamente. Un grande amore, loro si innamorano pazzamente, si sposano, nascono due ragazzi meravigliosi. Stupendi, miei amori. Stupendi. Sono Francesco Pio e Nicolas.
che adesso hanno quanti anni? 16 Francesco e quasi 11 Nicolas. È quasi 11 sì. Nicolas. Insomma, questo amore poi a un certo punto va in crisi, per ragioni che noi non possiamo assolutamente dichiarare questa sera, perché ci sono dei contenziosi e quindi poi, perché sarebbe una violazione della privacy di un'altra persona, infatti, non ci interessa. Comunque ci sono dei motivi molto seri per cui questo matrimonio finisce. Finisce un divorzio molto doloroso e Manila da sola si rimbocca le maniche e tira su questi suoi ragazzi. Già, ricomincio. Poi in quel periodo è stato un periodo molto difficile, perché non solo la famiglia, in realtà si frantuma l'idea della famiglia, perdo anche il lavoro. Sì, adesso ci arriviamo e ti ritrovi praticamente in una situazione di grande senza difficoltà. Niente. Ma sì, non basta, perché a un certo punto lei avverte dei dolori, un po' di stanchezza. Molto, sì. Vede che è un po' ingrassata e non si spiega perché. Va a fare una visita e scopre di avere un tumore alla tiroide. Sì, era una malattia autoimmune nello specifico, sì, che mi ha fisicamente devastato, non lo nascondo. E, scoppiata all'improvviso, probabilmente per il periodo difficile che stavo attraversando, perché notoriamente le malattie autoimmuni a volte si scaturiscono in questi momenti. Ma è stata una malattia che mi ha veramente devastato per 2 anni, sia fisicamente che psicologicamente, una serie anche di questioni fisiologiche legate proprio appunto alla ghiandola, per cui vengo operata, mi viene asportata completamente la ghiandola e ricomincio una serie di cure e acquisto 20 kg. Esatto. 20 kg. E poi scopre che ha una corda vocale lesionata. Lesionata, perdo l'uso della voce per quasi un anno, 20 kg lì anche... L'ennesimo situazione, mi sono ritrovata un po' anche in una sorta di bullismo di déjà vu, mediatico. Certo. E in quel momento lei pensa di non poter lavorare mai più. Ed è un gran peccato, perché se c'è una conduttrice brava, questa è Manila Lazzaro. Mezzogiorno in famiglia. Ciao Manila! Ciao Manila! Buongiorno dalla Campania! Vi diamo il benvenuto da Agropoli, questo bellissimo porto turistico che affaccia sul Golfo di Salerno. E benvenuta a Manila Lazzaro! Buongiorno a tutti! Buongiorno e soprattutto un piacere ritrovarvi, grazie. Presentiamole subito le prime 2 squadre di questa nuova stagione. Comincerei dalla mia, che viene dalla Campania, precisamente dalla provincia di Salerno. Vi presento la squadra di Capaccio Pestum! Io mi raccomando, dobbiamo tentare perlomeno il recupero. Sì. Attenzione! Domenica scorsa è stata rinviata per maltempo la partita casalinga del Genoa. Chi era la squadra avversaria? Fiorentina. Benissimo, Fiorentina! Finalmente un gol per Capaccio Pessimo, speriamo perlomeno di raddoppiare. E allora, siamo pronti perché adesso giochiamo con... Sì, con i nostri bei programmi. Sì. Con Viva la Rai! Viva la Rai! Eccolo, questo era Mezzogiorno in Famiglia, un grande successo di Michele Guardì ed Enrico Massimiliano Sini, sì, attuale conduttore di Uno Mattina. Sì, tra l'altro prima inviata con Amadeus, sì, poi conduttrice con... No, è stata un'esperienza bellissima che però... La cui fine comunque è stato un dolore. Poi sono arrivate tante altre cose nella tua vita di lavoro, ma hai risolto, abbiamo sentito che avevi la corda vocale. Era il primo collegamento. Avevo seri problemi di voce. Poi ce l'hai fatta anche lì con una grande forza di volontà. Non hai mai avuto un momento in cui hai detto mollo. No, mai. Assolutamente. No, ti sei rimessa a dieta, ti sei messa assolutamente a studiare. Ho fatto una biologia durosissima. E alla fine ce l'hai fatta. Ce l'ho fatta anche a recuperare. Allora, quando sembrava che tutto andasse per il meglio, finalmente incontra l'amore, Lorenzo Amoruso, un manager del settore sportivo, un uomo tra l'altro bellissimo, innamoratissimo e un uomo profondamente generoso. Io l'ho conosciuto poco, ma mi ha colpito veramente per il grande cuore. Quindi arriva l'amore nella sua vita e tutto sembra andare per il meglio. Lei rimane incinta, quindi tocca il cielo con un dito, come si dice. Perché... Sì, perché quel figlio rappresentava più di quanto qualcuno potesse immaginare. Era comunque l'inizio per me veramente di una nuova vita. Ero riuscita a ricostruire una famiglia, tra virgolette, una nuova famiglia che quasi mi sentivo in dovere di fare nei confronti dei miei figli. E per me l'idea comunque di un figlio insieme a Lorenzo, comunque di una nuova vita, una nuova linfa, era proprio l'inizio di qualcosa di nuovo e immenso. E quando ovviamente questo poi non è stato
più così è stato... Come hai scoperto che il cuore della tua bambina, perché era una bambina, aveva smesso di battere? Una visita di controllo, io mi sentivo bene, stavo bene, ma il cuore non batteva. Ho sperato che fosse un errore. In quei momenti che cosa si prova? No, lo so, Manila, mi dispiace. Non c'è un... No. Momento, cioè, no, lo non sai, ci sono parole. Ma lo sai perché mi fa molto male vederti così? Perché spesso si dice, vabbè, ma tu hai già dei figli. Esatto. No, non è vero. Il dolore, no, il lutto, ragazzi, è fortissimo. Lei aveva già due figli. L'idea di essere, il fatto che una donna sia già mamma non compensa mai, non compenserà mai il dolore della perdita. Ed è un dolore terribile. Io sono stata vicino a Manila immediatamente dopo, lei non riusciva a riprendersi. No. Mentre le altre volte... era reattiva, eccetera, lì tu a un certo punto... No, è diverso, è un dolore diverso, un dolore poi estremamente intimo, profondo, silenzioso e soprattutto un dolore che ti dicono, vabbè, ma non è da raccontare. Invece tu hai scelto di raccontarlo. E invece ho scelto di raccontarlo. Lei è molto brava e quindi avrà sicuramente la sua giusta... Tu sicuramente mi porti fortuna. Sì, ma io questo lo sai da con sempre. Tutto il cuore, lo sai da davvero. Sempre, sappiatelo ragazzi. Porta fortuna. Mi ha veramente aiutato nei momenti più difficili, ci conosciamo da sempre. Da tantissimo. E per me è davvero un segnale molto importante essere io in questo studio. Io prima di salutarti volevo chiederti, poi ti chiedo di restare, perché tra l'altro noi abbiamo anche uno spazio importante sulla chirurgia plastica, sarà con noi Diego Gigliotti. Quindi devi restare assolutamente perché ne parliamo per i ragazzi e vediamo perché insomma fare chiedere questo ritocchino a volte diciamo si può fare, altre volte è educativo, altre volte no. Grazie Manila.